Il mio cuore. E adesso continuiamo questo nostro viaggio. Io ho incontrato personaggi famosi e ho sempre scoperto che dentro l'animo dei grandi artisti c'è sempre un animo spesso semplice, spesso sofferente, sempre desideroso di Dio. Guardate. In certi momenti ha sentito più vicino la presenza di Dio, qualche episodio così, visto che siamo in clima di confidenza. Ma la presenza di Dio io l'ho sentita a 12 anni. A 12 anni sono stato in coma 2 settimane fra la vita e la morte. Ah. E quindi sono rimasto appeso a un filo. E questo filo te ne accorgi quando sei in coma, verso quest'ora del pomeriggio. Perché mentre nella vita normale, quest'ora del pomeriggio, devi prendere un tè perché gli zuccheri vengono a meno, quando io ero in coma, perlomeno io, mi svegliavo e sentivo i piedi del letto che dicevano cosa ha detto il prete, perché ho avuto l'estremunzione parecchie volte. Cosa dice il prete? Ma dice, è venuto a benedirlo. E il dottore cosa dice? Che non arriva domattina. Io non potevo muovermi per far così, però era... E lì ti trovi proprio tu per tu con quella che è la cosa più importante della vita, che è strano a dire, ma è la morte. Ha paura della morte? No, per me no. Per la morte che può capitare a me no, per la morte che può capitare ai miei cari tanto. Oltre... Come ho detto prima, la cosa più importante nella vita purtroppo è la morte, per cui mi dispiacerebbe molto che capitasse a qualcuno che io amo.